Non si avvicini di più, ispettore. Non abbiamo microspie. Un uomo nelle mie condizioni sopravvive prendendo le cautele necessarie. Ha delle informazioni per noi? Le informazioni le ha già. Tutti i nomi, le date, quello che vuole, quello che le serve veramente è una storia. Una storia può essere vera o falsa. Questo lo lascio giudicare a lei. La nostra storia inizia, come spesso capita in tutte le storie, con un giovane politico rampante. È un uomo profondamente religioso e membro del Partito Conservatore. È assolutamente determinato e non ha alcun rispetto per il dibattito politico. Più potere conquista, più evidente il suo fanatismo e più aggressivi diventano i suoi sostenitori. Poi un giorno il suo partito avvia un progetto speciale nel nome della sicurezza nazionale. Ma gli sforzi delle persone coinvolte non sono vani, perché dal sangue di una delle vittime nasce un nuovo modo di condurre la guerra. Immaginate un virus, il virus più terribile che ci sia, e poi immaginate che siete solo voi a conoscere la cura per debellarlo. Se il vostro fine ultimo è il potere, come usereste al meglio quest'arma? A questo punto della storia entra in scena il nostro amico. È un uomo apparentemente senza coscienza, per il quale il fine giustifica sempre i mezzi. Ed è lui a consigliare che il bersaglio non sia un nemico della nazione, ma piuttosto la nazione stessa. Alimentati dai media, la paura e il panico si diffusero rapidamente, separando e dividendo il paese, finché alla fine si individuò il vero obiettivo. E nessuno avrebbe predetto i risultati delle elezioni di quell'anno, nessuno. Poi, poco dopo le elezioni, udite, udite il miracolo. Qualcuno credette fosse stato Dio in persona, ma il risultato finale, la vera genialità del piano, fu la paura. La paura diventò lo strumento ultimo del governo e con esso il nostro politico fu alla fine eletto con la nuova carica appositamente creata di alto cancelliere. Il resto, come si suol dire, è storia. Lei può provare tutte queste cose? Perché sarei ancora vivo, secondo lei? Perché non si è fatto avanti prima? Che cosa stava aspettando? Aspettavo lei, ispettore. Avevo bisogno di lei.